Stavo parlando con Marco. Vabbè, quell'argomento lì, cosa faccio? Era interessante. Beh, dillo, Marco, tu. Sì, certo. Sì, beh, certo. Vabbè, ripresa così a freddo è un po' difficile ripartire. Però io penso che discutendo di sta roba prima o poi ci rincontriamo su quel punto lì Cosa sei tu? Della mia connessione? Ah, non sta parlando con me. Adesso, sì, non capivo, pensavo che stessi parlando con me, invece parlavi al telefono. Ok, va bene. Allora. Ah, va bene, sì, va bene, d'accordo. Allora, cominciamo. Abbiamo da affrontare questo, le oscillazioni proprie del campo. Cioè, stiamo andando avanti tranquillamente sulla cosa. Ora, appena leggeremo queste cose. Allargarla? Cioè, intendi. Ah, sì, no, 150. Vabbè, questo è 200. Allora, sì, allora dicevo, oscillazioni proprio del campo. Partendo su questo, fra poco forse ho l'occasione di chiarire un punto che ci aveva creato problemi di comprensione all'inizio quando l'abbiamo trovato, cioè le onde piane monocromatiche, no? Adesso vedrete. Consideriamo un campo elettromagnetico libero, senza cariche, localizzato in un certo volume dello spazio. Quindi questo campo elettromagnetico, senza cariche su cui lui sta agendo, è un'onda elettromagnetica, no? Quindi sta viaggiando dentro questo volume di spazio. E c'è, non solo, cioè, non è un unico fronte d'onda, sono tanti fronti d'onda che stanno andando avanti, no? Come semplificazione per i calcoli, supponiamo che questo volume sia delimitato da un parallelepipedo. Chiaramente state attenti che questo volume, per rappresentarlo, dovete ingrandire lo spazio e è una zona molto grande, no? Capito? Non è una stanza e non è neppure un pianeta grande. E quindi che questo volume, invece di pensarlo come una sfera, sia delimitato da un parallelepipedo, i cui spigoli siano rispettivamente uguali a delle misure che, generiche, A, B grande e C grande, no? Ecco, perché questo ABC? Perché in queste condizioni si possono sviluppare tutte le quantità che caratterizzano il campo, quindi le quantità sono il campo elettrico E, il campo magnetico B, oppure il potenziale elettrico, oppure il potenziale vettore, no? Oppure combinazioni di questa roba qui. Allora, tutte le quantità che caratterizzano il campo all'interno del parallelepipedo, come si può sviluppare? In serie tripla di Fourier, secondo le tre coordinate, e siccome c'è il parallelepipedo, noi ovviamente il parallelepipedo lo mettiamo in modo che sia parallelo ai tre piani, no? XY, YZ e XZ. Ecco. Allora, se capita questo, si scrive la decomposizione del campo elettromagnetico. E lo stiamo per scrivere per il potenziale vettore, per esempio, sotto questa forma, e viene questa equazione qua, che è un'equazione micidiale, diciamo, perché dice il potenziale vettore, vettore A, quindi siccome c'è il simbolo di vettore siamo a livello tridimensionale, quindi quelle sono le componenti spaziali del potenziale vettore.
è formato da una sommatoria su un indice che a sua volta è un vettore, quindi questa è una somma tripla, no? Vettore K, dove K sappiamo che cos'è, no? È il vettore d'onda. Di che cosa? Della parte, chiamiamola oscillante, è alla i k scalare r per un coefficiente davanti che è vettore a. Questo vettore a indica indiciato da, dal numero d'onda, no? Dal vettore d'onda. Questo vettore a è interessante perché lui, cioè perché mentre la parte esponenziale, che poi essendo immaginaria è l'oscillazione, non seni e coseni, quella lì che è il coefficiente di questa serie, ha dentro, come dire, l'intensità del campo, ha tante cose, diciamo, no? Da lì possiamo ricavare tante cose. Ora, il vettore A generalmente potrebbe essere una funzione complessa, no? Ma in questo caso, siccome la combinazione è formata da questa parte più la parte che è la complessa coniugata, chiaramente se fossero numeri complessi semplici, questa somma, cioè sommare z più z asterisco, mi dà soltanto la parte reale, mi raddoppia il 2x, no? Perché se z è uguale a x più y, fate la somma di z più z asterisco, state facendo la somma di x più y più x meno y. E quindi vi viene 2x e va via la parte immaginaria. Ci siete? Non avete seguito quel che ho detto dei numeri complessi? Ecco, quindi la somma di due numeri complessi, uno che è il complesso coniugato dell'altro, sta esprimendo un 2x, cioè una parte reale. E allora anche qua è la stessa cosa, un po' più generalizzata, però è la stessa cosa, cioè la somma di una funzione complessa più la sua parte complessa coniugata mi dà la parte reale di quella funzione lì. Quindi il vettore A è un vettore reale. Quale? Non c'è il punto, ma vuol dire prodotto scalare. E quella lì l'abbiamo chiamata, sì, e quella lì l'abbiamo chiamata fase, vi ricordate? In realtà questa è la parte della fase spaziale, perché la fase completa, la parte temporale, ci sarebbe meno omega t, o meglio, meno omega ct, insomma, quello che è chiaro, meno omega t. Perché dici che c'è un. Hai detto terzo, dove sono i tre vettori? Ce ne sono solo due. Ah, scusa, le tre componenti del vettore. Sì. Sì. Sì, perché diciamo, quella lì è la formula di Euler, no? Quindi lì c'è un coseno e un seno. E quindi è come se avessi A. La parte ax per il coseno, la parte ay per il coseno, la parte az per il coseno, soltanto da una parte, dall'altra per il seno. Dov'è il problema? Allora, ascolta, k vettore scalare r è la fase, quindi è l'angolo. Quindi voglio dire, è soltanto la dipendenza angolare del coseno e del seno. Perché ti crea problemi? Un angolo. Sì, comunque un numero puro, perché è. Sì, ma come. Ecco, scusa, allora ti dico una cosa, tu hai citato 2π greco, quindi stai pensando a 2π greco diviso lambda, per dire, non hai detto mai. Che c'entra la riga 7 sotto? La versione 7, cioè l'equazione 7? Vabbè, allora aspetta che la leggo. Allora, la 6 esprime esplicitamente la realtà del vettore A. La sommatoria, il sigma, viene estesa qui a tutti i valori possibili di vettore K, le cui componenti prendono i valori questi. Kx è 2π greco, dove nx cos'è? La componente del versore,
E quindi è un coseno direttore, no? Diviso A, che è la lunghezza dello spigolo nella direzione X. KY uguale 2π greco per ny diviso B, che è la direzione, cioè che è la lunghezza nella direzione Y. KZ per 2π greco per nz, sempre il coseno direttore, diviso C. Ecco, e dove nx, ny, nz sono numeri interi positivi e negativi. Certo, R sarebbe Rx, Ry, Rz, quindi ti viene Kx più Rx più Ky, Ry più Kz, Rz. Questa roba è un angolo, una direzione, sì, un angolo, che è l'angolo di oscillazione. Ma perché ti crea problemi? Sono preoccupato da questo aspetto. Cos'è che vuoi vedere? Sì, c'è la freccia, quindi siamo tridimensionali. Ma ci deve essere un prodotto. Ascolta, ci deve essere un prodotto scalare perché. No, 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 no. Ascolta, K vettore. No, 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 K vettore è formato da KX come componente X. Che KX è 2π, non quello che c'è scritto lì, ma è 2π greco fratto lambda X. Poi per la direzione, no, di x, che è la solita, quella del vettore verso ray, KY 2π greco diviso lambda Y, KZ 2π greco diviso lambda Z, per il versore. Quando la moltiplichi per R che è formato come x, i più y, i più z, ho sbagliato, x, i più y, j più zk, il prodotto scalare ti dà 2π greco fratto lambda x per x, più 2π greco fratto lambda y per y, più 2π greco fratto lambda z per z. Questa roba qui è uno scalare, ma siccome lambda è misurato in metri sotto e x è misurato in metri sopra, è un numero puro, quindi assimilabile a un angolo, ed è l'argomento del coseno e del seno. Basta. Questo invece è un altro discorso, sta dicendo che la sommatoria è estesa a tutti i valori possibili del vettore K, quindi K che cosa prende? Tutti i valori che stanno dentro il parallelepipedo, tutti. E come li conteggi le componenti di K? Come 2π greco fratto a nx per la x, e così via, no? Però secondo me ti sei orientato in una direzione e mi hai chiesto una cosa e io ti devo spiegare tutta la struttura. La cosa più importante è il vettore A. Non il vettore E, perché, cioè, non dico il vettore E, la parte oscillante è cosene e seno, se no Fourier dove lo espliciti, no? Era A che ti doveva farti, cioè è lì che c'è il significato fisico, quindi era quello che dovevamo individuare. Vabbè, comunque se tu vedi che è strano là, è chiaro che mi chiedi là. Ma adesso l'ho chiarito oppure no? No, no, non è la parte reale, che questa somma ti dà un numero reale di per sé, quindi non c'è la parte reale di una cosa complessa dal punto di vista del vettore A, è proprio il vettore A. No, ma aspetta, no, no, ma aspetta, mi hai fatto una confusione incredibile. Prima hai parlato di A e pensavo che parlassi dell'A piccola, no? Stai parlando di quello?
Ecco. Sì, ma appunto, ascolta, ascolta, c'è una tripla sommatoria lì. E se vai a vedere, siccome A, B e C, gli spigoli del nostro parallelo sono enormi, quella lì è quasi una somma infinita, eh? È una serie di Fourier, è una serie tripla di Fourier. Quindi prima di ragionare come ottieni A, dovresti fare la sommatoria, che è una sommatoria tripla, quasi infinita. Quindi non puoi ragionare facilmente vedendo quello che c'è come addendo. E lo trasporti fuori, non è così. Cioè non ce la fai come hai fatto tu questo procedimento. Quindi non è che, oltretutto, in realtà tu hai detto che puoi mettere in evidenza il fattore E alla IKR, no? Perché qui c'è E alla IKR, lì c'è E alla meno IKR. E vabbè, è piccolo in proporzione alla scrittura, però è quello lì. Ah, ecco, però vedi che qui c'è l'asterisco. Quell'asterisco vuol dire che, ecco, d'accordo, quell'asterisco vuol dire che il vettore con l'asterisco è il complesso coniugato del vettore senza asterisco. Ma anche il fattore E alla IKR, per fare il complesso coniugato basta mettere meno I. Quindi, ecco, voglio dire, se non lo vedevi, il legame, siccome quello è il complesso coniugato, anche quel fattore deve essere il complesso coniugato. Quindi non puoi isolare, cioè mettere in evidenza E alla IKR. Aspetta, aspetta, ti sto dicendo, K, non stiamo facendo la sommatoria lungo il vettore K, non è così. Stiamo facendo la sommatoria sull'indice vettore K, quindi il vettore K è un indice vettoriale. Essendo che il vettore è di tre componenti, vuol dire che stiamo facendo la sommatoria su tre indici, tra di loro indipendenti. Sì, no, ascolta, ascolta, è vero che potremmo farlo, ma non possiamo farlo perché stiamo facendo lo sviluppo del campo in serie tripla di Fourier, quindi dobbiamo stare dentro il parallelepipedo. Se diciamo IJK, poi non sappiamo dare i limiti a IJK, perché sì, Oreste, però il tuo problema è di tipo operativo da calcolare. Questa qui è una teoria, quindi sta dicendo, guarda, se tu ti scrivi sta roba, quando vuoi fare un'applicazione, beh, ti chiarisci tu che cos'è vettore K e metti le condizioni al contorno di questo problema. Però se fai così come fai tu, non vedi più la teoria. E io infatti ti sto dicendo, guarda che il vettore A è il vettore A asterisco, è lì la cosa interessante. Però se tu mi fai discutere su questo tradurre la forma generale in forma concreta di un'applicazione di cui non stiamo parlando, perdiamo ogni riferimento alla teoria. Non possiamo fare questo lavoro così, te l'ho detto tante volte. Quindi il tuo cercare di capire cos'è quella formula da un punto di vista analitico come stai facendo, ti porta a un vicolo cieco. Io più che avvertirti non ti posso dire altro. Allora, questa è una cosa molto complicata e complessa, questa equazione 6. Infatti, stavo dicendo che il vettore A e il vettore suo complesso coniugato sono loro che mi rappresentano, cosa mi rappresentano? I coefficienti davanti a EIKR, no? Ecco, cos'è EIKR? L'oscillazione, l'onda piana. Quindi abbiamo un'onda piana con un fattore davanti. E allora volevo darvi il significato fisico del vettore, cioè dell'onda piana, però così non sono più in grado, nel senso che è stato interrotto il ragionamento. Proviamo a vedere se si ricostruisce andando avanti.
Però Oreste, tu mi devi fare delle domande determinate in modo che arriviamo a un risultato. Se no, io non riesco a darti una risposta alla domanda che fai, perché la domanda, essendo indeterminata, in realtà strutturalmente e logicamente non ha risposta. Capito cosa voglio dire? Quindi, più che. Ma no, no, allora aspetta. Sì, allora, dal punto di vista che il paragrafo 23.1 rispetto al paragrafo 23.2 non c'è un rapporto immediato, sono d'accordo con te, non c'è. Però c'è un rapporto mediato che è questo. Il paragrafo 23.1 ci ha fatto vedere come si può sviluppare in decomposizione, cioè quindi secondo come questo qua che si chiama vettore d'onda, come si può sviluppare il potenziale elettrico. Poi abbiamo visto le componenti, il vettore elettrico e abbiamo visto le componenti. Ma qui finisce il paragrafo, le cose non sono finite, dovremmo vedere come fa anche H e così via. E come fa in particolare il vettore A, che è il potenziale vettore. Però il potenziale vettore è stato rilasciato a questo. Ora uno dice, da dove arriva questa? È questo che volevi sapere? No, più certo che non l'hai mai vista, Oreste, lo credo che non l'hai mai vista. Esatto, purché però il vettore K sia dentro quel volume, quindi deve stare tra A e B, C. Basta questa informazione. Ecco, un modo per venirti incontro è che il variare il vettore K vuol dire variare KX, KY, KZ, quindi in un certo senso è relativamente facile. Poi con la... Con, sì, poi con... Sì. Sì. Poi... La 7 ci semplifica un po' la vita perché dice il KX in realtà cos'è? È direttamente proporzionale a un numero. E la proporzione cos'è? 2π diviso a per un numero. NX è un numero intero positivo oppure negativo, perché così indica nell'altra direzione. Quindi siccome K ci sta dicendo che l'onda ci sta dicendo che l'onda può andare in... No, KX ci sta dicendo che l'onda può andare... Se è positivo nx, l'onda va avanti in direzione x, se è negativo va indietro in direzione x negativa, e così y ci sta facendo vedere andare avanti e indietro onde. L'andare avanti e indietro di onde dentro il parallelepipedo è come la cassa di risonanza della chitarra, no? Quindi sta creando delle onde stazionarie, cioè sta creando de degli stati, sta creando degli sta sta creando de degli stati stabili. Cioè quelle che stai dicendo tu, i modi possibili di vibrazione. Quindi è una cosa grandiosa. Ok. Dall'equazione questa, che è divergenza di A uguale 0. Ora, divergenza di A uguale 0 perché? Lo sappiamo perché, no? La divergenza di A perché deve essere uguale a 0? Perché il vettore A è il potenziale vettore ed è generato dall'equazione rotore di B uguale A. Allora la divergenza del rotore di B è uguale a 0. E allora, siccome il rotore di B è A, la divergenza di A è uguale a 0. Quindi strutturalmente la divergenza del potenziale vettore è sempre nulla. Quindi è una informazione importante che si può usare in questo modo. Si prende il potenziale vettore, gli si applica l'operatore di differenziazione spaziale divergenza e otteniamo 0. Ma allora abbiamo un modo per aprire questa scatola, che non è il modo che cercavi tu, perché lo facevi in modo algebrico, ma è questo, cioè l'applicare la divergenza ad A implica applicare la divergenza a tutta la sommatoria. E adesso vediamo un po', ma siccome la divergenza è un operatore lineare, la sommatoria è un operatore lineare, possiamo far entrare l'operatore di divergenza dentro la sommatoria. E allora vediamo che la divergenza va a contatto della A e della E.
Della E divergenza sta derivando una sola volta rispetto a una componente del vettore R, più una derivata rispetto all'altra componente, più una derivata rispetto all'altra componente. Quindi fa qualcosa che ci produce IK fuori, no? Come fattore. Ecco. Allora, dalle. Sì, dove A però ovviamente è la lunghezza del parallelepipedo e siccome questo è un fattore periodico, cioè è un processo periodico, dentro A ci saranno un numero intero di lunghezze d'onda nella direzione X. È così. Sì, beh no, siccome sono interi è innumerabile in questo caso. Sì, comunque è innumerabile. Però dicevo questo, una cosa importante, chi sono questi K? Sono gli avanzatori dell'onda a livello ma macroscopico classico. Marco, se questa l'ascolti, Marco, non mi sente, si è addormentato. Perché sta cosa è importante per lui. Marco, ascolta questa, poi ritorna nello stato di prima, però voglio dire, questa cosa è importante. K sono gli avanzatori dell'onda, ma l'onda è un fatto macroscopico. Man mano che asciughiamo la macroscopicità dell'onda, cioè ci riduciamo di scala, prima di aver asciugato abbastanza, arriviamo all'onda sotto forma piana. In questo modo, la parte piana dell'onda va a coincidere bene proprio con l'avanzamento che fa fare KX, quindi c'è un'onda piana in direzione X, un'onda piana in direzione Y e un'onda piana in direzione Z e anche nelle direzioni opposte. Queste onde piane, se asciughiamo ancora, cosa sono? È onda elettromagnetica, è luce, sono i fotoni. Quindi questa forma qui è difficile da capire perché lui, visto come operatore quantistico, è tal quale l'operatore quantistico della QED. Cioè della quantum elettrodinamica, quindi cioè della meccanica quantistica relativistica, cioè quella teoria che ha tirato fuori Dirac, no? E quindi voglio dire, è chiaro che diventa difficile spiegare la genesi un po' se vista, però nel senso che non è che non la spieghiamo, ma diciamo non è quello adesso l'oggetto, no? Cioè, ci basta avere quella struttura e farci i lavori sopra. Ecco, il primo. Che succede, Oreste? Dov'è? Oreste se n'è andato. Sì. Oggi c'è qualcosa. Sei andato via? Ah, cosa dice? Sì, cosa dicevi, Marco? Perché hai detto Z? Z è una delle direzioni, cioè nelle tre direzioni spaziali c'è un fronte d'onda piano che avanza ed è quello regolato da KX, quello da KY e quello da KZ. Come detto? Ma sì, l'onda stessa è un'onda tridimensionale, quindi stiamo vedendo che esiste. A livello ristretto, l'onda, che è molto complicata, a livello ristretto diventa una cosa relativamente semplice perché è un'onda piana che avanza in direzione X, una in direzione Y, l'altra in direzione Z. Ora, vi dicevo, sì, sì, ma quindi allora ecco che cos'è l'onda piana. È il contenitore ancora di livello macroscopico di quello che poi verrà rivelato dalla scoperta di Planck, cioè del quanto di luce. Capito? Che poi lo scopre, vabbè, effettivamente Einstein, però dalla scoperta di Planck dei quanti, no? E allora la cosa importante è che l'onda piana è, come dire, più giù di lì si uscirebbe fuori dal regno della macroscopicità, cioè dalla fisica classica. Capito?
Ed è quel lavoro che ha fatto Planck in tutti quei 10 anni che nessuno mai cita, sfociati nel Novecento, 14 dicembre, con la scoperta della legge di irraggiamento del corpo nero e del fatto che, non se ne rende conto, però, che tutto è discontinuo, no? Che c'è il quanto d'azione e la costante di Boltzmann, quello che abbiamo visto prima. Quindi, sì. Aspetta, 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 se dici un fronte d'onda che avanza, stai intendendo piano? Eh no, 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 aspetta, 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 no, no, non è così. Se tu hai un fronte d'onda piano, tu hai caratterizzato una direzione che può essere scelta o X o Y o Z, è quella lì, per quell'onda lì piana, è quella direzione e basta, non ha altre direzioni. Poi c'è nel contempo un'onda nell'altra direzione, è piana e un'altra ancora. Però non è che ce n'è una sola, ce ne sono tante. Perché Kx, basta che vari nx, è un altro Kx e quindi è un'altra onda piana. Ed ecco che sono tutte le varie onde piane sono tutte le componenti di Fourier. Ogni componente di Fourier è un'onda piana. E quindi ogni componente di Fourier è un fotone. Cosa che avrebbe fatto felice Fourier, però non poteva saperlo. Certo. Ma sì, ma guarda che il problema della continuità non è un problema, perché anche la funzione d'onda è continua, quindi voglio dire, ormai quel fatto lì, continuità e discretezza, è specioso se affronti quello. Ma hai visto che non c'è più Oreste? Come no? Oreste. Ascolta, siccome tu aspetta, sarei a 1 metro dal microfono, quindi c'è riverbero e non ti sento. No, no, ma è il microfono, non le cuffie. No, dicevo, è la distanza, siccome c'è distanza, arrivano riverberate le onde dalle pareti della tua voce e si sovrappongono con la tua voce e io sento il rimbombo e non capisco. C'è riverbero. Sì. Sì, ma cioè non è che arriva la quantizzazione, è già quantizzata. La quantizzazione si rivela durante l'assorbimento, cioè durante l'interazione onda-radiazione, cioè radiazione-materia. Oreste, eri uscito fuori? Bene. Hai capito, Marco? Sì, però riveli l'aspetto ondulatorio assorbendone tante e quelle si distribuiscono casualmente e vedi l'onda. Capito? Quindi non è che il problema è finito lì. Non è un solo atto di misura che devi fare, devi farne tanti. Sì. Vabbè. Però attenzione, qui siamo ancora a livello che non scendiamo, siamo un po' prima dello scendere nell'onda piana, perché quando arrivi all'onda piana sei quasi arrivato al fotone, ma sei ancora un po' prima. Capito come è fatto? Il vero e proprio fotone è chiaro che l'onda piana è l'unico contenitore che può esprimerlo, no? Quindi se tu vuoi rappresentare il moto di un fotone, scrivi un'onda piana e quello lì è il fotone. Ma naturalmente che cos'è quell'onda piana lì? Che cos'è?
la funzione d'onda del fotone. Fotone. E il fatto che sia piana è interessante da questo punto di vista, perché qui la stiamo vedendo come K scalare R. Ora, qui non siamo a livello quantistico, ma K, se fossimo a livello quantistico, avrebbe davanti un fattore H tagliato. Quindi H tagliato K cos'è? L'impulso. L'operatore impulso, quindi P, operatore impulso quantistico, scalare R, operatore di posizione quantistica, mi dà un operatore che dimensionalmente cos'è? L'azione. Aspetta, aspetta. Aspetta, quindi sì, era quello, però calma. E quindi questo, essendo l'azione, ed è espresso però come impulso per spazio, no? L'azione è esprimibile anche come energia per tempo, quindi lì puoi vedere la fase sia raccontata nella rappresentazione impulso-spazio, sia nella rappresentazione energia-tempo. E là succede questo, un'onda piana, quando la racconti come energia-tempo, il tempo lo puoi misurare. L'energia no, per il principio di indeterminazione, se hai misurato il tempo. E quindi l'onda piana si estende, e quindi è indeterminata l'energia, capito? L'estensione dell'onda piana del fotone rappresenta il principio di indeterminazione. L'avete visto? Sì, energia-tempo e azione. Perché l'energia a tempo sarebbe H tagliato omega per T. Quindi quello che volevo suggerirvi è che l'onda piana è veramente il candidato perfetto per rappresentare il fotone. Da un punto di vista ovviamente di calcolo, no? Va bene? Allora, sì. Sì, allora non è direttamente la funzione d'onda, però lo può diventare se siamo in condizione di asciugare completamente la parte macroscopica. E arriviamo a livello microscopico quantistico. Ecco perché quando lo affrontammo per la prima volta era difficile capire il concetto di onda piana, perché c'è nascosto questo legame qui. Quindi mi sto giustificando per la difficoltà che avevate affrontato allora, no? Capito? Vi è chiaro? Ed ecco perché abbiamo ripreso l'argomento che avevamo lasciato indietro, perché questo discorso qui è importante metterlo in evidenza, no? Allora, ecco, sì. Allora, dall'equazione divergenza del vettore A, che è il potenziale vettore uguale a 0, discende che per ogni k, se facciamo il calcolo sopra la 6, applicando la divergenza, alla fine otteniamo che divergenza di A uguale a 0, e per ogni k il prodotto scalare del vettore k per il vettore A è 0. Questo implica che stiamo incominciando a capire cosa sono i vettori A. Prima fatto, sono vettori complessi perché c'è il vettore e il suo complesso coniugato. Stiamo usandolo. Sono vettori complessi, ma ortogonali ai vettori d'onda che corrispondono a loro, che sono i K. Quindi, siccome i vettori K ci stanno dicendo verso dove avanza l'onda, l'ortogonalità a quello ci dà la trasversalità dell'onda, capite? E siccome questi A vettori sono quelli legati alla parte oscillante, ci sta dicendo l'onda avanza così, lei sta oscillando in senso trasversale. E quindi contiene l'informazione anche della polarizzazione dell'onda. Ma poi questo discorso diventa veramente potente quando si analizza per esempio a livello quantistico cosa succede dentro un gas di Fermi o dentro un liquido di Fermi, che è l'espressione per dire i metalli. I metalli sono liquidi, anzi, sono gas di Fermi, no? Non avete mai sentito parlare dei gas quantistici, dei liquidi quantistici?
È lì, diciamo, quando uno analizza quella roba lì, lega insieme le scoperte che ha fatto Boltzmann per quanto riguarda la cinetica con la termodinamica e con la quantistica e con la relatività. E quindi c'è tutto dentro, cioè bisogna conoscere tutte e tre le discipline bene per affrontare quel problema lì. E siccome un gas quantistico dipende dalla temperatura che è, ma anche se è a temperatura più bassa possibile, è un plasma. Questa è la strada che apre la via alla teoria dei plasmi, no? Che è il campo più difficile della fisica cinetica. Beh, se pensate che ogni stella è un plasma, avete di fronte che cosa è, insomma, è l'ossatura centrale di tutto. Allora, dall'equazione divergenza di vettore A uguale 0 discende che per ogni K, il vettore K scalare vettore A che dipende da vettore k uguale a 0, cioè i vettori complessi vettore a di k vettore sono ortogonali ai vettori d'onda corrispondenti vettore k. I vettori vettore a che dipende dal vettore k sono ben inteso funzioni del tempo, e infatti sono moltiplicati per il fattore oscillante, no? Essi verificano quindi l'equazione la derivata seconda del vettore a di k più c quadro, c è la velocità della luce, no? C quadro k quadro vettore A uguale a 0, che è un oscillatore. Quindi loro sono le ampiezze delle oscillazioni delle onde, ma loro stesse soddisfano l'equazione delle onde. Se le dimensioni A, B e C sono sufficientemente grandi, allora i valori adiacenti di kx, ky, kz, attenzione, cosa vuol dire valore adiacente? Che kx ha un valore, che è un numero reale, no? L'adiacente è più un pezzetto, quindi è kx più un delta kx. Allora succede questo. Allora, i valori adiacenti di kx, ky, kz, che vedete che sono regolati da nx, no? Con la 7, per cui nx, ny, nz differiscono di un'unità, vuol dire questo. Se da kx passo a kx più delta x, nx di quanto è variato? Di 1, quindi da nx è passato a nx più 1, se delta kx è abbastanza asciutto. Ma allora se è passato di 1, quell'1 perché c'è la discretezza in nx? Perché vi stavo dicendo che conta i fotoni. Quindi nx più 1 vuol dire che si è aggiunto un fotone, no? Certo. Eh sì, ma siccome siamo a livello quantistico, un'onda che risuona è quantizzata e quindi diventa una quasi particella. Un fonone, se l'energia è di tipo acustico, è un fonone ancora se è di tipo ottico, o alla fine è un fotone effettivo. Guardate che i fononi e i fotoni passano uno dentro l'altro. L'ho appena detto, una quasi particella, ovvero quello che hai detto prima tu. Tu hai detto che nx più 1 deve comunque soddisfare il fatto che c'è la risonanza, no? In modo che l'onda ci stia. È la stazionarietà dell'onda. I fotoni sono la parte quantistica del livello di bassa energia, se vuoi, no? Perché quando i fononi diventano di grande energia, alla fine ci sono fononi ottici e fotoni. Quando l'energia è ancora più grande, diminuisce il numero dei fononi ottici, ma aumenta quello dei fotoni. Non siamo. Ancora no, certo, no, ancora no, perché vedi, non siamo a livello quantistico. Infatti, io vi ho detto, se. No, perché io vi ho detto, se alla K gli moltiplicate un fattore H tagliato, ma H tagliato non compare, quindi non siamo dentro la teoria quantistica. Però siamo prospicienti. Se le dimensioni A grande, B grande, C grande sono sufficientemente grandi, allora i valori adiacenti di Kx, Ky, Kz, per cui Nx, Ny, Nz differiscono di un'unità, sono molto vicini.
Si può allora parlare del numero di valori possibili di kx, ky, kz nei piccoli intervalli delta kx, delta ky, delta kz. Essendo dato che i valori vicini di kx corrispondono a valori di nx che differiscono di una unità, il numero delta nx di valori possibili di kx nell'intervallo delta kx è uguale all'intervallo di valori di nx. Cioè è dello stesso ordine, uguale vuol dire dello stesso ordine di grandezza. Pertanto si trova che delta nx, che cos'è? Rovesciamo quella relazione. È come se avessimo trovato un operatore delta applicato all'equazione 7. Allora, delta nx risolta ci dà a fratto 2π delta kx. Delta ny uguale b fratto 2π greco delta ky. Delta nz uguale c fratto 2π greco delta kz. Adesso che abbiamo le delta nx, delta ny, delta nz, guardiamo il numero totale possibile di vettori, vettor k, che hanno le loro componenti negli intervalli delta kx, delta ky, delta kz. Capite che bel lavoro? Stiamo andando verso andare a vedere quante frequenze oppure quanti impulsi ci sono dentro la distribuzione in frequenza, regolata da quella sviluppo in serie di Fourier, triplo. Il numero totale delta n di valori possibili del vettore vettor k con componenti negli intervalli delta kx, delta ky, delta kz è uguale al prodotto delta nx per delta ny per delta nz. Allora noi chiamiamo questo prodotto delta n. Poi verrà a per b per c, che è il volume, diviso 2π greco al cubo, per i delta kx, delta ky, delta kz, in cui V grande è il volume ABC del campo nel senso che il campo è dentro il parallelepipedo. Si può determinare da qui il numero di valori possibili del vettore d'onda di valore assoluto nell'intervallo delta k e di direzione l'elemento di angolo solido delta O, cioè avendo delta kx, delta ky, delta kz, se i delta k sono delle coordinate cartesiane, quindi abbiamo un sistema di coordinate cartesiane in cui gli assi sono i delta kx, possiamo passare a un sistema di coordinate polari in cui abbiamo un delta k che ci fa da raggio del polo e un delta O che è l'angolo solido, no? Delta O è l'angolo solido nel senso che seno di teta per delta fi, no? È per delta teta. Se integrate vi dà tutto quanto. Basta tale scopo, passaggio di spazio semantico, mi dispiace, io ci metto sempre il ditino, passare alle coordinate sferiche nello spazio, ecco dov'è lo spazio semantico, K, dove K, adesso cos'è? È il raggio del sistema di coordinate polari che mi rappresenta la lunghezza di kx, ky, kz, no? Cioè la lunghezza dell'impulso. E scrivere al posto di delta kx, delta ky, delta kz l'elemento di volume in queste coordinate. Perciò passando dalle cartesiane alle polari viene fuori delta n uguale v fratto 2π greco al cubo, che sempre ci deve stare, k quadro, che viene fuori dal fatto che è come fosse ρ quadro, delta K delta O. Infine, il numero totale di valori assoluti K nell'intervallo delta K e anche per tutte le direzioni, scrivendo al posto di delta O l'integrazione, se fate l'integrale di sen teta in di teta in di phi, con i limiti giusti, viene fuori 4π greco. Allora, scrivendo al posto di delta O 4π greco, in quanto l'ho scritto chiaro qui, delta O è uguale integrale da 0 a 2π greco di doppia integrazione, integrale da 0 a π greco di sin teta in di teta in di phi. L'integrazione in di phi mi dà 2π greco. L'integrazione da 0 a π greco di sin teta, il sin teta è il cos teta, no? E allora l'integrazione di sin teta è meno cos teta. Quando gli mettete π greco viene meno 1, col meno 1 fa più 1. Quando gli mettete 0 a meno cos teta viene 1, però lui è il pezzo di sotto, quindi meno meno 1, e quindi viene un 2. Un 2 per 2π greco vi dà 4π greco. L'avete visto, no? Lo ripeto piano? Marco, va bene. E allora, con tutta questa scrittura ci... unitaria.
Unitaria. E quindi questo ci sta dicendo quant'è l'area della superficie sferica di raggio 1. 4 pi greco 1 al quadrato. Però che 1 al quadrato ovviamente è 1. È uguale a delta m. Come non ho capito? Scusa Marco, quando ascolti va bene star lì. Vieni vicino quando parli, vieni. Per evitare quel riverbero. No, però vedi, quando introduci la sfera devi avere un buon motivo per introdurla, cioè devi rivelare nel sistema una simmetria sferica e adottarla, se no non puoi pa fare il passaggio senza motivo, no? Sì. In quanto funzione del tempo, i vettori vettore A, che dipendono da vettore K, si riducono a semplici funzioni periodiche di frequenza omega uguale c per K. C velocità della luce. Vedi l'equazione 9. C per K, ecco da qui, la vediamo qua. Vedete che questo C per K è proprio la velocità dell'onda. Beh, per K. No, non è la velocità dell'onda, è qualcos'altro, però vabbè, adesso non ci sto per. No, no, è una frequenza, perché C è una velocità, K è uno spazio alla meno 1 e quindi mi rimane soltanto tempo alla meno 1 al quadrato, quindi è proprio omega quadro, diciamo. Eh sì, è omega quadro la frequenza. Scriviamo la decomposizione in onde progressive piane. Progressive perché col valore di K positivo va in avanti, col valore di K negativo va indietro, quindi ci sono due onde progressive per ogni direzione, no? A questo scopo si supponga che le vettore A che dipendono da K dipendano dal tempo tramite l'intermediazione del fattore oscillante E alla meno I omega che dipende da K, T. E allora vedete che possiamo sostituire al vettore A, che era così complicato, il fattore E alla meno I omega KT, che non è i fattori di prima, è un'altra cosa, che l'altro era K scalare R, no? Dove omega K è semplicemente CK, cioè li abbiamo, perché al cambiare di K l'omega, la frequenza cambia, no? E quindi dobbiamo dire che la frequenza dipende da K. Allora, ogni termine della somma 6, la somma 6 era quella che, di partenza, che è quella di bestiale, diciamo. Ogni termine della somma 6 sarebbe funzione della sola differenza prodotto scalare di K per R meno omega KT. Abbiamo costruito la fase. Fatto che corrisponde ad un'onda che si propaga nella direzione del vettore K, come vi stavo dicendo. Quindi abbiamo. Cioè, possiamo accettare benissimo quella posizione che il potenziale vettore è rappresentato in quella forma, perché ricostruiamo l'intera onda per ogni K. Adesso calcoliamo l'energia totale, ma l'energia totale sappiamo che è, per dire energia totale corsiva, uguale 1 su 8 pi greco integrale di E quadro più H quadro in DV. Questo è il prototipo sempre del racconto quantistico, che l'integrale del modulo quadro della funzione d'onda nel volume vi dà la probabilità, no? Lo vedete? È proprio, discende da qua. Ve l'ho sempre detto. Del campo considerato nel volume V, esprimendolo adesso in funzione delle quantità vettore A K. Quindi allora cosa dobbiamo fare? Siccome qui c'è E quadro, visto come vettore, questo E quadro sarebbe E scalare, E vettore, scalare, E vettore. E H sarebbe vettore H per vettore H, no? Allora dobbiamo ottenere il vettore E di quest'onda, ma noi abbiamo il potenziale vettore. Allora la legge, cioè. No, che dipende da K. Che dipende da K. Sì, perché dici su? No, io non leggo mai i pedici come su, se no mi confondo, li leggo con. Quindi vettore A con K, oppure per semplificare dico vettore H funzione di vettore K. Allora, questo qui, siccome moltiplica la E, è l'ampiezza dell'onda.
ma l'ampiezza dell'onda è in tutte e tre le direzioni, per ogni k. Ci siamo? A che dove? Ma io ogni volta ti dicevo, guarda che il vettore, cioè, è il fattore è il coseno, tutto ciò che moltiplica il coseno è l'ampiezza dell'onda. Ma, però mi sembra di averlo detto. Sì, però allora aspetta, posso? Sì, no, posso? Hai risolto il mistero, però guardate, se lo guardate come operatore quantistico, vettore A è l'operatore quantistico di annichilazione di un fotone, e il vettore A asterisco è il vettore quantistico, l'operatore quantistico che crea un fotone. Uno, vabbè, non, forse l'ho attribuito male, però uno crea i fotoni, l'altro li distrugge, e il loro prodotto è il numero di fotoni. Dal punto di vista quantistico. Quindi, d'accordo che adesso hai capito che è l'ampiezza, però nel suo tempo è qualcosa che opera nelle profondità. E quando lo vediamo come ampiezza, è che questo operare nelle profondità emerge come onda sismica e arriva soltanto l'ampiezza a livello macroscopico. E tutto quello che è successo sotto non si è capito cos'è, però si rivela come ampiezza, capite? Ok, bene. Allora, a questo punto, quindi, partendo da come si calcola l'energia totale dell'onda, prima di tutto sviluppiamo il vettore E. Noi abbiamo il vettore A, potenziale vettore. Se ne facciamo una derivata temporale e la moltiplichiamo per meno 1 su c, quello è il vettore E, che oltretutto il vettore E è un vettore oscillante, cioè è un vettore variabile, e quindi cioè è un campo variabile. Quindi meno 1 su c. E al posto di A dobbiamo mettere la sommatoria su K, di A però derivato. E allora, però chi dipende dal tempo? Soltanto le ampiezze, no? Quindi abbiamo gli operatori di creazione e annichilazione, no? Quindi vettore A, che dipende dal vettore K, punto, che vuol dire derivata rispetto al tempo, per il fattore invariato, perché questo dipende solo da R e da K, quindi non dal tempo, più vettore A asterisco che dipende da K, punto, cioè derivata rispetto al tempo, e alla meno di KR. Quindi la bellezza di questa scrittura è che l'operatore di derivata temporale entra dentro come un operatore lineare e agisce solo in discriminazione soltanto sulle ampiezze. Ovvero, tenendo conto della 13. La 13 cosa ci dice? Che al posto di A, vettore A, ci possiamo mettere E alla meno I omega K. Allora, se fate la derivata di vettore A, dobbiamo fare la derivata di E alla meno I omega K. Ci siete? Sì. Allora, guardate, questa, la 13 non è un'equazione. Ci sta dicendo che il fattore ampiezza è circa, cioè non c'è la proporzione, non c'è il fattore di proporzionalità, si comporta come E alla meno I omega K. Allora, quando deriviamo l'operatore di annichilazione o di creazione, possiamo derivare direttamente il fattore oscillante. Quando deriviamo questo, ci viene un meno I omega K come fattore di se stesso, no? Allora, il meno va contro questo meno e quindi diventa più. La I, eccola qua. Poi verrebbe omega k, ma omega k diviso c è k. E il k rimane dentro perché in realtà il k da solo che cos'è? È il modulo di vettor k, quindi non possiamo farlo uscire dalla sommatoria che riguarda la serie tripla di Fourier. No? E allora viene fuori che il vettore E finalmente è I moltiplicato la sommatoria su k di k modulo per questa roba qui col meno, quindi non è il potenziale vettore, quindi lui, cioè se qui ci fosse il più sarebbe il potenziale vettore, ma non lo è. Poi non lo sarebbe perché c'è questo per K, quindi non lo è.
E quindi questo è il vettore elettrico dell'onda elettromagnetica dentro il parallelepipedo. Adesso si trova per il vettore, per il campo magnetico che vettore H è uguale al rotore di A. E allora vettore H uguale, cioè dobbiamo fare il rotore di A. Quindi prendere A, fare il rotore. Allora c'è il fatto che con quelle sostituzioni in cui sostituiamo anche AK, il rotore agisce sul coso facendo uscire come fattore meno I vettor K da questo pezzo, no? E qui ricostruisce l'ampiezza. Quindi viene fuori vettore HI sommatoria di vettor K prodotto vettoriale. Il rotore c'ha dentro un prodotto vettoriale per l'ampiezza, quindi è incredibile. Il vettore magnetico è prodotto da ampiezze che adesso sono prodotti vettoriali del vettore d'onda per il vettore ampiezza dell'onda. Questo è carino. Meno questa roba qua. E infatti rivela tutti gli aspetti che il vettore H è uno pseudovettore, no? Le questioni di assialità, di vettore assiale, il fatto che ci siano delle rotazioni e ci sono dentro. Nel calcolo dei quadrati di queste somme, perché dobbiamo fare E vettore E più H vettore H, nel calcolo dei quadrati di queste somme bisogna tenere presente che tutti i prodotti dei termini per i quali il vettore d'onda sono vettore K diverso da un K primo, no? Danno 0 quando si integra in tutto il volume. Vi è chiaro questo fatto? Cioè, se i vettori d'onda sono diversi. Parla? Sì. Sì, ti sento bene, non c'è riverbero, non c'è riverbero. Non è solo una spirale, perché oltretutto qui abbiamo visto, no, che c'è kx in avanti e indietro, ky in avanti e indietro, kz in avanti e indietro. La combinazione di questi movimenti libera ti dà delle cose incredibili. Okay, quindi altro che spirale, la spirale è una cosa molto ordinata. Ma sì, ma appunto, ma quello era già abbastanza ordinato, qui è ancora più disordinata la questione. Vabbè, allora nel calcolo dei quadrati di queste somme, poi bisogna fare l'integrale, bisogna tenere presente che tutti i prodotti dei termini per i quali i vettori d'onda sono tra di loro diversi, danno 0 quando si integra in tutto il volume. In effetti questi termini contengono dei fattori della forma E elevato a più o meno I vettor QR. E cos'è vettor Q? Q è o la somma o la differenza dei due vettori diversi, K. No? E allora quando fate l'integrale, l'integrale da 0 ad A in dx, di e alla i 2π a per nx per x, con nx intero diverso da 0, questo integrale è nullo. E allora vanno a 0. Per la stessa ragione si annullano anche i prodotti contenenti i fattori e alla più o meno ikr. Quanto ai termini i cui fattori esponenziali spariscono? L'integrazione secondo di V dà semplicemente il volume V. E allora alla fine troviamo dalla 14, dalla, non c'è il numero, dalla energia diviso 8π greco, che è uguale V diviso 4π greco, quel 2 è uscito fuori perché c'è una specie di, sì, abbiamo fatto uscire fuori un fattore 2 che è legato alla polarizzazione della luce. Sommatore vettore K quadro. A vettore per scalare A vettore asterisco più il prodotto vettoriale di K per A vettore moltiplicato scalarmente per il vettore K prodotto vettoriale con A. Poiché però A vettore scalare K, dov'è che lo troviamo?
Sì, però sì, no, io dico qui, dov'è che lo troviamo? In realtà non lo troviamo. Qui, quando facciamo questo prodotto, lo troveremo, poiché a scalare K ecco, viene fuori che questo prodotto diventa K quadro AA. E in definitiva si ha questo, che è uguale al sommatore su K dell'energia che dipende da ogni vettore d'onda. E infatti l'energia che dipende da ogni vettore d'onda è K quadro, il modulo del vettore d'onda al quadrato, per il volume, diviso 2π greco, per il prodotto scalare del vettore A per il vettore A asterisco. Quindi naturalmente guardate che cosa inc è incredibile. Se questi li guardate come operatori quantistici, questo è il numero dei fotoni. E beh, è giusto, perché l'energia è legata al numero dei fotoni, no? Più fotoni ci sono, più energia c'è. Come no? Più energia c'è, più fotoni ci sono. Se tu vuoi, tu hai 10 fotoni, la loro energia, che è il prodotto della frequenza di ogni fotone per H, la somma di questa energia ti dà l'energia totale dei 10 fotoni, no? Adesso ne hai 11. No, adesso ne hai 11. Che fa l'energia? Cresce. Ne hai 12. Quindi più aumenti il numero dei fotoni. Ma che c'entra che vince la frequenza? Qui ogni volta che hai K la frequenza è definita. Eh no, ma ho capito il tuo problema, ma hai già risolto. Qui non mi state accorgendo di un fatto incredibile. Qui siamo partiti dal nucleo e stiamo tornando in superficie rispetto a quel che ha fatto Planck. Planck invece, poverino, che ne sapeva che il potenziale vettore era fatto in quel modo lì. Quindi dice, prendo un'onda elettromagnetica e comincio ad analizzarla con delle analisi di Fourier, secondo le frequenze, poi ci lavoro sopra e sciogli, 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 è arrivato giù. Invece noi adesso stiamo partendo dal nucleo e aggiusti, aggiungi, 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 arriviamo su. Vi è chiaro cosa sta succedendo? Allora, di modo che l'energia totale del campo si esprime sotto forma di somme dell'energia E K legate a ciascuna delle onde piane prese separatamente, che è esattamente quello che ha trovato Planck andando dall'onda iniziale verso giù. Si può calcolare in maniera analoga l'impulso totale del campo. L'impulso totale del campo, che è quanta energia portano, è 1 su C quadro integrale del vettore S, che è il vettore di Poynting, in dV. Il vettore S mi dà l'energia. L'energia diviso C quadro, cosa mi dà? Massa, e dov'è il volume? È l'impulso? Cioè, ah sì, però era per C. Quindi quel C quadro è C quadro, ma poi quando ci mettiamo davvero i valori a S dobbiamo moltiplicare per C, quindi avremo un C qua, da C quadro, e quindi viene proprio energia diviso C, che è l'impulso, uguale 1 su 4 pi greco C e prodotto vettoriale H, che questa è una di quelle forme. Beh, il prodotto vettoriale di E per H è una forma, mi sembra una forma invariante in dV. E si ottiene questo, che la sommatoria su tutti i vettori d'onda, preso il versore del vettore d'onda, per E di quel vettore d'onda diviso C. Questo risultato era prevedibile essendo data la relazione esistente tra energia e impulso in un'onda piana e anche nella relatività. La decomposizione 1, quella che abbiamo visto dall'inizio, permette di descrivere il campo per mezzo di un insieme discreto di variabili, le variabili vettore A che dipendono dal vettore K, al posto di una descrizione tramite un insieme continuo di variabili, che sono infatti quelle del potenziale, vettore A e poi l'evento indistinto, cioè senza una struttura, T, X, Y, Z, date in ciascun punto dello spazio e in ciascun istante di tempo. Facciamo ora una trasformazione delle variabili vettore K che permette di conferire all'equazione del campo una forma analoga alle equazioni canoniche della meccanica razionale, equazioni di Hamilton. E direi di ripartire da qui la prossima volta. E
E forse la prossima volta andiamo a dare un'occhiata qui a cosa sono queste equazioni di Hamilton, perché più che altro la... Vabbè, quindi allora arriveremo qui e partiamo dalle equazioni di Hamilton, che è un fatto meccanico, però poi lo vediamo. Dimmi. Sì, beh, sono strettamente legati. Allora, aspetta che faccio... sì, no, ma guarda, ti faccio solo vedere le... Ecco, queste sono le equazioni di Hamilton. Devi fare la derivata dell'impulso, che ovviamente è la forza, no? È uguale a meno di H su dq. Ma siccome H è la Hamiltoniana, e la Hamiltoniana è la somma dell'energia cinetica più la potenziale, nel caso semplice, no, nel caso un po' più complesso non è quello, però diciamo il caso semplice. E allora la derivata rispetto alla posizione tocca non l'energia cinetica, ma tocca l'energia potenziale, quindi dv su dq è proprio la forza che deriva da un potenziale. Quindi qui abbiamo F uguale ma per quanto riguarda il newton. Qui invece dq su dt, q è la variabile di, come si dice, P è l'impulso, Q è la posizione. La variabile di posizione derivata rispetto al tempo è la velocità generalizzata di Lagrange, no? E quindi è data dalla derivata di H rispetto all'impulso. Quindi, e quindi H è la Hamiltoniana. Come? Ma certo, questa è meccanica, beh, newtoniana, no, meccanica, sì, meccanica, cioè meccanica hamiltoniana o meccanica lagrangiana. In realtà tutti trascurano che Lagrange stesso aveva già trovato queste equazioni, e aveva trovato ovviamente la funzione H. Però, siccome poi la riscoperta che ne ha fatto Hamilton 30 anni dopo è stata tale che lui ha associato a un ragionamento di questo tipo, dice: come esiste l'ottica geometrica e anche l'ottica ondulatoria, io penso che esista una meccanica legata all'ottica geometrica e una meccanica legata all'ottica ondulatoria, per cui, che non conosciamo. Per cui dice: esisterà una meccanica che chiamo X, che è tale che risolve questa proporzione. Ottica geometrica sta all'ottica ondulatoria, come la meccanica newtoniana sta a questa meccanica, che guarda caso poi venne chiamata meccanica ondulatoria o meccanica quantistica. Capite? E intuire questo nella prima metà dell'Ottocento non è po da poco. In più Hamilton è quello che ha scoperto i quaternioni, e l'espressione dei quaternioni serve in modo bifronte, sia a rappresentare l'evento, quindi per la relatività, sia per avere degli operatori che lavorano sulle funzioni d'onda, quindi per la quantistica. Per cui, vuol dire, è arrivato a dei livelli incredibili per l'epoca. Va bene, allora chiudiamo per oggi. Ci vediamo mercoledì prossimo. Sì, ciao.